tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Commissariato di Fano, lotta senza quartiere alle sacche di criminalità, pattugliamenti nelle zone verdi o dismesse, 170 persone controllate, 2 arresti. A Fossombrone un uomo si è tolto la vita in casa dell'anziano padre malato. Ferrovia Fano Urbino, pista ciclabile e ferrovia turistica conviveranno. Raggiunta la sintesi di questa annosa diatriba presentata oggi la ciclovia del Metauro. Variante di San Lorenzo in campo, al via il cantiere per terminare l'opera entro il 2020. Oggi a Pesaro, Consiglio Comunale riunito nel Salone Metaurense della Prefettura in occasione del Giorno del Ricordo in memoria della tragedia delle Foibe e dell'esodo istriano. Il 22 febbraio torna il Carnevale di Fossombrone, carri, divertimento e lancio di caramelle. Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. C'è la cronaca in primo piano con l'azione continua e pressante degli uomini del commissariato di Fano per estirpare sacche di microcriminalità. Tanti controlli, oltre 170 persone controllate e sono state individuate anche due uomini che si erano resi responsabili di atti osceni in luogo pubblico ai danni di ragazze poco più che maggiorenni, ma sono state arrestate anche due persone. Sentiamo tutti i particolari nel servizio. Le pattuglie del commissariato di pubblica sicurezza di Fano, coordinate dal dirigente Stefano Seretti, continuano nella loro azione di contrasto alle sacche di delinquenza nelle zone residenziali della città. Nei giorni scorsi hanno concentrato i controlli nelle zone di Rosciano, Bellocchi, Cucurano e Carrara. Gli agenti che hanno svolto i pattugliamenti sia in uniforme con auto d'ordinanza che in abiti civili a bordo di mezzi civetta hanno verificato 180 persone e 72 veicoli mediante poste di blocco lungo la via Flaminia e svolgendo diverse perlustrazioni, in particolare presso le aree verdi e o dismesse di queste zone. Nelle maglie strette dei poliziotti sono caduti due cittadini italiani rintracciati nel corso dei controlli e arrestati, in quanto risultavano uno destinatario di un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro ad anni 1 e 4 mesi di reclusione a seguito di una condanna per i reati di lesione, minaccia e discriminazione razziale avvenuti a Fano nel 2015. Mentre il secondo, colpito da un decreto di sospensione cautelare di misura alternativa, emesso invece dall'ufficio di sorveglianza di Ancona. Uno straniero di origine asiatica, titolare di regolare permesso di soggiorno, è stato invece trovato in possesso di qualche grammo di stupefacente del tipo hashish e segnalato alla prefettura quale consumatore abituale. Due italiani sono invece stati rintracciati dagli agenti del commissariato a seguito delle segnalazioni di alcune ragazze appena maggiorenni che erano state avvicinate in due distinti episodi da due uomini che si erano denudati davanti a loro. Il primo episodio si è verificato nella zona di Carrara di Fano, lungo una via secondaria e poco trafficata, dove una ragazza appena diciottenne che camminava lungo il ciglio della strada è incappata in un uomo sull'altro lato della carreggiata che, sceso dal veicolo, ha mostrato alla giovane le proprie nudità per poi prendere l'auto, raggiungerla e, seduto sul posto di guida, gli ha mostrato le parti intime. La ragazza nella circostanza si è subito allontanata e ha chiamato il commissariato, dove gli agenti, seguendo la descrizione della giovane, hanno individuato l'uomo, un italiano già conosciuto alle forze di polizia per fatti della stessa natura. L'altro episodio è accaduto alla spiaggia dell'Arzilla, dove un uomo si è denudato completamente davanti a tre ragazze, anche loro appena maggiorenni, che passeggiavano sull'Arenire. Anche in questo caso la pronta segnalazione delle ragazze al commissariato ha consentito agli uomini della Volante di intervenire e rintracciare immediatamente il responsabile. Ad entrambi i soggetti è stato contestato il reato di atti osceni in luogo pubblico, che prevede una sanzione di euro 10.000.
E adesso andiamo a Fossombrone, dove purtroppo si è consumata una tragedia, frutto probabilmente della disperazione. Un uomo di 57 anni si è tolto la vita nell'abitazione dell'anziano padre, da tempo afflitto da una grave malattia. Il 57enne forsempronese è stato trovato privo di vita nel bagno della casa da uno dei nipoti, intorno alle 14 di oggi, ma con tutta probabilità il tragico gesto risalirebbe alle prime ore della mattinata. Immediata la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo dopo aver eseguito le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sul posto del decesso anche una pattuglia della locale stazione dei carabinieri di Fossombrone. E altra tipologia di intervento da parte del 118, anche con l'ausilio di un eliambulanza questa mattina nel comune di Piagge, per un 70enne pensionato, ex dipendente pubblico, intento a lavorare la terra, colto da improvviso malore. L'uomo si è accasciato a terra e ai sanitari del 118 è apparso subito grave nelle sue condizioni, ma sembrava in un primo momento essersi ripreso, però le sue condizioni si sono peggiorate prima di essere caricato sull'eliambulanza, così gli è stato praticato il massaggio cardiaco e una volta stabilizzato il settantenne è stato caricato a bordo e portato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Ed ora andiamo a Pesaro, dove nel salone metaurense della prefettura si è tenuto un consiglio comunale straordinario in ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano. Vediamo tutto nel servizio di Francesco Salvago. Il canto degli italiani ha introdotto la cerimonia commemorativa svolta nel salone metaurense della prefettura in occasione del giorno del ricordo istituito con la legge 30 marzo 2004 in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Credo che la giornata sia stata particolarmente utile per i nostri ragazzi, ai quali consegniamo ovviamente tutta l'importanza di questo evento, di questo ricordo, affinché attraverso lo studio e la memoria queste vicende, queste tragedie non abbiano veramente mai più a ripetersi. La commemorazione celebrata, la presenza delle autorità civili e militari è stata svolta con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale in collaborazione dalla rete di scuole della provincia di Pesaro e Urbino. Questa per noi è una giornata importantissima che vede protagonisti ovviamente tutti gli studenti degli istituti superiori di secondo grado e la professoressa Danieli, una testimone, una presenza molto importante che abbiamo l'onore di ospitare qui a Pesaro. Il momento commemorativo è stato caratterizzato dalla conferenza della professoressa Adriana Ivanov-Danieli, docente di materie letterarie a Padova, che ha trattato il tema della tragedia degli italiani dell'Adriatico orientale affrontando un drammatico evento, l'esodo giuliano-dalmata, spesso oggetto di due contrapposti atteggiamenti, la rimozione e la polemica politica, allo scopo di collocarlo nella giusta prospettiva storica e farne oggetto di conoscenze riflessione per le nuove generazioni. Un risarcimento morale da parte dei nostri connazionali per la nostra tragedia che è stata taciuta, noi diciamo infoibata. Ed ho piacere che succeda anche a Pesaro, perché noi abitavamo dall'altra parte del mare, io sono di Zara, quindi all'orizzonte vedevamo la vostra terra e viceversa voi. Dunque l'incontro con le Marche è un incontro particolarmente fraterno. La giornata commemorativa si è poi conclusa con l'intervento del dirigente scolastico provinciale Marcella Tinazzi, seguito da un inno europeo alla gioia. Sembra proprio che il vento forte, le raffiche così violente
alle quali abbiamo assistito negli ultimi giorni non ci lasci, perché una fase di maltempo interesserà l'Italia dal pomeriggio sera di oggi, determinando un aumento dell'instabilità atmosferica, ma soprattutto ci sarà un'intensificazione dei venti, dai prima sui settori alpini occidentali, ma in rapida estensione sull'Emilia-Romagna e a seguire anche su gran parte del centro-sud. Lo indica un'allerta meteo della Protezione Civile. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, in particolare sui settori appenninici e costieri. Quindi dal primo mattino di domani si prevedono inoltre venti forti fino a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte anche su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori appenninici e anche qui costieri. Possibili forti mareggiate lungo le coste esposte e quindi sicuramente anche le nostre coste, le coste marchigiane. E si è svolto, proprio parlando di mare e di costa, nella Sala della Concordia un incontro pubblico sul tema e sulle problematiche della manutenzione dei porti, quindi del dragaggio. Vediamo che cosa è emerso in questo servizio. Manutenzione dei porti da emergenza a sistema è il titolo dell'incontro pubblico che i comuni di Fano e Regione Marche hanno organizzato nella Sala della Concordia della Residenza Municipale. Un titolo scelto per sottolineare come i problemi dei porti marchigiani debbano essere affrontati con progettualità, mettendo in rete tutti i soggetti interessati. L'incontro pubblico è stato istituito anche per discutere e confrontarsi sul futuro della marineria delle Marche, al quale hanno partecipato non solo gli addetti ai lavori, ma tutte le realtà legate al comparto pesca. I saluti di rito sono stati affidati al sindaco di Fano Massimo Seri, che ha dato spazio agli interventi dei relatori presenti all'incontro. E abbiamo fatto interventi straordinari, importanti, però non si può sempre rincorrere l'emergenza che ti porta a spendere anche risorse importanti. È necessario arrivare ad una manutenzione costante che possa far lavorare poi gli operatori in tranquillità e senza dover spendere risorse eccessive. Alla fine l'interesse è di una città e di un territorio. Il tema della manutenzione dei porti è una problematica costante. Lo scopo è quello di mettere in campo soluzioni quotidiane idonee. La richiesta è quella di poter riuscire a dragare, a ripulire i fondali almeno una volta all'anno, in maniera da avere un'ordinarietà nella gestione, ma anche di facilitare il ricollocamento dei fanghi. Quando arrivano le risorse si interviene, ma si interviene quando ci sono le risorse, non quando serve. Questo vuol dire ridurre l'attività del porto, vuol dire ridurre l'economia del porto, della pesca, della cantieristica e anche le altre attività. Il governatore delle Marche ha annunciato che persistono delle problematiche legate ai sistemi, nello specifico dei permessi e degli appalti. Abbiamo da 4 anni una riforma dei porti che dà all'autorità di sistema di Ancona del Medio Adriatico la gestione di tutti i porti statali lungo la costa che va da Pesaro fino a Ortona in Abruzzo. Un'autorità che è competente sotto questa attività potrebbe benissimo ampliare la propria gestione al posto dei singoli comuni sull'azione sui porti. È una scelta che cerchiamo di condividere ovviamente con l'autorità di sistema. A oggi ancora insomma, non è arrivata a fine in fondo, ma io sono convinto sia la scelta migliore. Cambiamo argomento, parliamo di opere pubbliche, perché dopo decenni è arrivato per la comunità di San Lorenzo in Campo un momento tanto atteso. È stato aperto nei giorni scorsi il cantiere con gli operai operativi al lavoro per realizzare e concludere la famosa variante di San Lorenzo in Campo, nota anche come la Grande Incompiuta. Ad annunciarlo con grande soddisfazione il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi, che ha definito l'operazione un investimento strategico della Regione Marche. Con il mio intervento, ha detto Minardi, e grazie al finanziamento della Regione Marche, viene ultimata un'opera e un'arteria strategica di collegamento e opera fondamentale di viabilità, non solo per San Lorenzo in Campo, ma per tutta la vallata del Cesano.
Per ultimare l'opera, anche grazie all'attenzione del governatore Ceriscioli, la Regione Marche ha stanziato 2,2 milioni di euro, di cui 500 mila euro per gli espropri effettuati nel 2017 e 1,7 milioni per l'esecuzione dei lavori nel 2018. Con l'inizio dei lavori mettiamo così una parola fine alla grande incompiuta che sarà realizzata entro settembre 2020. E sempre a proposito di opere pubbliche, di grandi opere, parliamo di una diatriba che va avanti da tanto tempo. Parliamo della ferrovia dismessa Fano-Urbino. Ciclabile sì, ciclabile no, facciamoci una ferrovia turistica. Ebbene, è notizia di oggi che le due cose potranno convivere. C'è un progetto a livello regionale sulle ciclovie che riguarda proprio questa tratta, che ha una progettualità dove tutte e due le possibilità di mobilità potranno convivere. Guardiamo. Non si dovrà più fare a braccio di ferro tra chi vuole la ciclabile o la ferrovia turistica e non si dovrà scegliere obbligatoriamente tra le due, a proposito della tratta ferroviaria dismessa Fano-Urbino, che tanto in passato ha acceso gli animi di politici o di semplici cittadini o nostalgici della linea ferrata. Le due cose, messo nero su bianco, progetto alla mano, potranno diventare una realtà con la ferrovia turistica, come prevede la legge 128 del 2017, e la ciclovia del Metauro che verrà realizzata dalla Regione Marche in parallelo. Le due strutture conviveranno e saranno parte integrante di una visione di mobilità green regionale, perché la ciclabile non verrà realizzata sopra la linea ferroviaria, sacrificandola o smantellandola, ma gli correrà accanto e con un minimo sforzo, dato che utilizzerà il percorso già fatto da Rete Ferroviaria Italiana e comporterà anche pochi espropri e quindi la velocità di realizzazione sarà rapida. Per ora il primo tratto finanziato sarà da Fano fino a Tavernelle, ma è già pronto il progetto di fattibilità per arrivare fino a Fermignano e quindi Urbino. Lo ha annunciato il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, nella conferenza di presentazione del progetto proprio a Colli al Metauro. Quella del Metauro è importante, è un tracciato che permetterà di collegare Fano fino a Urbino, questo è, con anche delle possibilità di fare, come accade in molti posti, anche linee laterali per coprire ancora meglio l'intero territorio. È finanziato per oltre 4 milioni, 16 chilometri di ciclovia che già iniziano a dare l'impronta di un percorso interessante. Grazie al pedalata assistita siamo diventati tutti ciclisti, non devi essere per forza Vincenzo Nibali per fare la salita a Pantani, e questo ha allargato di molto l'utilizzabilità di questa struttura. In più l'ambiente e il clima sono una priorità e creare mobilità sostenibile significa aiutare tutto questo. Ma la forza di questo progetto è che a tutti gli effetti questa ciclabile diventerà una linea urbana, ma anche di servizio, perché attraverserà insediamenti urbani lungo la Flaminia, collegando così tre comuni, Fano, Cartoceto e Colli al Metauro. La ciclovia, una ciclabile, che in questo caso interessa direttamente il comune di Colli al Metauro perché si prevede il primo tratto da Fano a Tavernelle proprio, è chiaro che a me, in quanto sindaco ed amministratore comunale, non solo interessa, ma faremo di tutto perché si possa concretizzare al più presto possibile, di non perdere i fondi. Già anche prima di oggi abbiamo fatto dei sopralluoghi con i nostri tecnici anche per andare la prossima settimana in quella conferenza di servizio già convocata in Ancona con qualche idea da parte nostra per capire se ci sono delle situazioni da dover affrontare preventivamente. Quindi abbiamo buone idee, e il fatto che le ferrovie stesse abbiano dato un parere positivo purché si salvaguardino i binari, io credo che dovrebbe mettere d'accordo e consentire anche una visione più positiva da parte di chi è a favore della ferrovia. Grande partecipazione per il Gran Galà di Carnevale svolto sabato 8 febbraio alla Palazzina Sabatelli. Vamos alla fiesta, tema spagnolo, ha registrato tutto esaurito, garantendo una festa all'insegna del divertimento. Quest'anno abbiamo centrato veramente sia l'argomento, la festa è iniziata subito alla grande, sin dall'inizio. Tutti gli ingredienti per una meravigliosa festa di Carnevale, unica, bella e irripetibile. Amici, ciao a tutti e buon Carnevale! Sempre
avuto come protagonisti diversi performer che hanno messo in scena una vera e propria corrida con diversi dilettanti allo sbaraglio, ma anche una special guest a sorpresa, Bicio, l'antidepressivo naturale. Allora io vengo da un paesino piccolino dell'entroterra pesarese, lo sapete, Mercatello sul Metauro. Il paese è piccolino, ma talmente piccolo che quello che succede la gente lo sa il giorno prima. E questo è il dialetto di Mercatello. Stamattina la mia moglie si è svegliata, si è messa davanti a specchi, a tacchetta di guarda le grigie che c'ho, quanto brutta, quanto vecchia, guarda che pucce sfloscia. Guarda che sedere a spindolone, quanto brutta, quanto vecchia. A un certo punto fa, dirlo sul morello, dirlo qualcosa. Gli ho detto, no dai, però la vista ancora sei buona, La festa di carnevale è poi proseguita da coreografie di danza della New Latin Academy. L'evento è stato animato dalla musica dell'orchestra Balla Onda e a tarda serata torta offerta dalla pasticceria Cavazzoni e dolci di carnevale. Bene, rimaniamo in tema perché anche a Fossombrone torna il carnevale, perché naturalmente è un appuntamento irrinunciabile e anche con qualche sacrificio gli organizzatori sono riusciti a metterlo in piedi anche per quest'anno, quindi il 22 di febbraio sarà grande sfilata per Corso Garibaldi. Vediamo. Anche quest'anno Tiziana Trefiletti è riuscita a trovare risorse e forze per organizzare il carnevale di Fossombrone. Una ricetta semplice, quella che sta alla base di questo appuntamento storico per la città, molto sentito dai forsempronesi. Allegria, dolciumi, musica e colori che nella domenica del 22 febbraio a partire dalle 16 animeranno lo storico Corso Garibaldi. Lungo il corso sfileranno anche tre carri allestiti da altrettante associazioni, con un grande lavoro fatto tutto di passione e amore per la manifestazione, che saranno contornati da gruppi mascherati, una scuola di danza che farà ballare grandi e piccini e che eseguirà anche coreografie a tema, ma dai carri pioveranno anche tante caramelle e dolciumi che faranno stare tutti con il naso all'insù. Ma l'obiettivo e la filosofia che anima gli organizzatori è quella di regalare a tutti i bambini e alle loro famiglie un pomeriggio indimenticabile. Tanti carri, tanti gruppi mascherati, i bambini che si divertiranno, perché ho anche delle associazioni che mi vengono a proprio intrattenere i nostri bambini, e poi naturalmente il lancio delle caramelle che aspettiamo tutti con ansia. Veniteci a trovare, vi aspettiamo, 22 febbraio, Corso Garibaldi, dalle 4 del pomeriggio, e la parola d'ordine è non mancare e divertiamoci. Il carnevale di Fossombrone vanta antiche tradizioni, ma che ultimamente ha dovuto fare i conti, come tante manifestazioni paesane, con gli alti costi fissi dovuti alle stringenti normative in materia di sicurezza. In questo ambito, e per dividere il peso di questa pesante voce di bilancio, l'amministrazione comunale ha voluto dare il suo supporto anche per la singola iniziativa, anche per altre. Anche quest'anno si ripeterà il 22 di febbraio, tempo permettendo, altrimenti rinviato al 25 in caso di maltempo. Come amministrazione abbiamo concretamente istituito un bando per assumere, diciamo così, un tecnico che si occupi del piano di sicurezza dei principali eventi di Fossombrone, tra cui il carnevale allegorico. Quindi non sarà più a carico delle associazioni che già da sole fanno fatica a portare avanti l'evento stesso, quindi di questa incombenza se ne è fatto carico il comune. Il carnevale di Fossombrone quindi darà il via a tutti gli eventi cittadini, alcuni già
consolidati e conosciuti, altri invece che si affacciano ex novo e che saranno una novità assoluta. Ci sarà a breve, più precisamente il 28 e 29 marzo, un nuovo evento per Fossombrone basato sul cioccolato, però questa cosa ve la diremo strada facendo perché ancora stiamo terminando alcuni dettagli, però sicuramente sarà una cosa piacevole che attirerà tantissime persone. Stiamo già lavorando da mesi per il Magic Summer, quindi per tutti gli eventi estivi che ci saranno Fossombrone i giovedì sera del mese di luglio e di agosto, e poi già ci siamo visti un paio di volte anche per il Natale. Bene, termina qui questa edizione di Occhio alla Notizia, però prima di lasciarci vi ricordo naturalmente che cosa vedrete dopo questa edizione. Ci sarà una puntata di Guarda chi c'è e poi uno speciale dedicato all'inaugurazione della nuova palestra nel comune di Colli al Metauro. Ma come sempre sapete, avete un numero a disposizione per entrare in contatto con la nostra redazione o mandarci le vostre segnalazioni, quello che avete visto appena passare in sovraimpressione. Quindi questo è tutto per questa sera, grazie per essere stati in nostra compagnia. L'informazione torna come sempre domani mattina puntualmente alle ore 7 con Occhio ai Giornali. Arrivederci e buona serata a tutti voi.